Riparte il servizio civile 2021-2022 dei volontari dell'Umpli, Umpli Nazionale. In Calabria avremo 140 ragazzi che saranno una cifra per il territorio di circa un milione di euro che verranno spesi su questo su questo programma. E beh, insomma, avere dei numeri di questo genere significa veramente tanto, avere tanti ragazzi che come ogni anno danno il meglio di se stessi, ma soprattutto fanno esperienza all'interno delle Proloco e fanno un lavoro che è quello che a loro piace, perché se hanno scelto la Proloco per fare il volontario significa che hanno lo spirito di saper andare sul territorio, di conoscere il territorio, di amare il territorio e soprattutto poi lavorare insieme con tutti coloro i quali ormai da anni, da decenni, sanno che cosa significa la gastronomia, sanno che cosa significa la cultura, sanno che cosa significa la loro città, le loro strade. Soprattutto, se mi permettete, si cresce insieme. Crescono i ragazzi insieme con le Proloco e le Proloco alla fine, se hanno fatto innamorare i ragazzi, hanno il ricambio per una nuova generazione. Le generazioni che dovranno prendere il posto di coloro i quali hanno già lavorato, hanno già dato e aspettano che altri continuino a lavorare, che prendano il testimone come in una staffetta. Ecco, la staffetta di quest'anno ci darà l'opportunità di avere altri 140 ragazzi che faranno la corsa per entrare nelle Proloco, faranno la corsa soprattutto per raccontare un po' della Calabria, quella vera, quella che non si mette in discussione sotto profili negativi, ma è quella che invece loro stessi e tutti coloro i quali hanno lavorato nelle Proloco vogliono che sia la vera immagine del nostro territorio.